Sono passati 40 anni dalla scomparsa del maestro del brivido Alfred Hitchcock, eppure il regista, nato a Leytonstone, vicino Londra, il 13 agosto del 1899 e morto a Hollywood il 29 aprile 1980, è sempre rimasto assolutamente tra noi, una presenza incancellabile nell'immaginario di tutti, e questo anche se l'importanza del suo cinema non venne colta subito dalla critica, che anzi mostrò diffidenza rispetto alla sua opera. E fu soltanto negli anni 50-60 che, grazie alla rilettura appunto dei suoi film da parte dei critici e dei registi della Nouvelle Vague, soprattutto François Truffaut e Claude Chabrol. In America, you call this man Hitch. In France, we call him Monsieur Hitchcock. You respect him because he shoots scenes of love as if they were scenes of murder. We respect him because he shoots scenes of murder like a scenes of love. Hitchcock fu finalmente apprezzato e premiato. Intorno ai suoi temi prediletti, del dubbio, del falso colpevole, della persecuzione mentale, dell'ossessione psicologica, sono nati capolavori come La finestra sul cortile. La donna che visse due volte. One final thing I have to do, then I'll be free of the past. L'uomo che sapeva troppo. Rebecca, la prima moglie. The fascinating Max de Winter lives on the screen in the person of Laurence Olivier. Why? It's Max de Winter. How do you do? The shy, unsophisticated young girl who dared to follow in the footsteps of the beautiful Rebecca is portrayed by lovely Joan Fontaine. How could I ask you to love me when I knew you loved Rebecca still? Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca. What is the mystery of Rebecca? What dread secret is hidden within the silent walls of Manderley? It's not only in this room. It's in all the rooms in the house. I can almost hear it now. Do you think the dead come back and watch the living? Con Hitchcock, con le sue storie interpretate da personaggi di algide bionde, affidate ad attrici come Grace Kelly, Tippi Hedren, Eva Marie Saint, Kim Novak, la suspense ha vissuto la sua apoteosi e il voyeurismo è stato svelato nella sua essenza più profonda. Nelle storie di Hitchcock la normalità apparente può sempre trasformarsi in orrore senza fine e nessuno può mai dirsi completamente innocente.